Confermata l'iniziativa Buoni in Famiglia, attraverso la quale l'ASR dona l'1% del proprio fatturato al Comune di Faenza per aiutare le famiglie bisognose. In 7 anni sono stati distribuiti aiuti per circa 50.000 euro. Questa mattina qui in Comune una conferenza stampa di ASR per presentare che cosa? Per presentare il rinnovo dell'iniziativa Buoni in Famiglia, la solidarietà val bene una spesa, che è un'iniziativa appunto che ASR ha intrapreso a far data dal 1 gennaio 2008 e consiste nell'erogazione dell'1% del fatturato della nostra società ai servizi sociali associati del Comune di Faenza, i quali servizi poi utilizzano le risorse che noi diamo per fare dei buoni spesa da dare alle famiglie indigenti del Comune di Faenza e dei comuni limitrofi. È iniziato, come dicevo, dal 1 gennaio del 2008, inizialmente doveva essere un'iniziativa sperimentale, poi l'abbiamo confermata per tutti gli anni a seguire fino al 2014 e abbiamo già deciso, anche se la cosa non è ancora stata, il protocollo non è ancora stato sottoscritto, di ripeterla anche per il 2015 per dare continuità e per dare garanzie anche all'amministrazione comunale di Faenza e ai servizi sociali per poter contare ancora su una risorsa che per il 2014 è stata pari a 6.366 euro, quindi ripeto l'1% del fatturato di ASR, e a partire dal 2008-2014 abbiamo erogato una cifra che si aggira sui 50.000 euro complessivi. E invece per quanto riguarda le famiglie avete dei numeri, cioè quante ne sostenete con questi fondi? Allora, questa la domanda andrebbe rivolta al dottor Nibosi che è responsabile dei servizi sociali, ma dipende dal tipo di intervento che viene fatto. Ad esempio per i nuclei che hanno bisogno di sostegno per quanto riguarda l'acquisto di beni per scolastici per i bambini, mi pare che siano stati aiutati nel 2014 una trentina di nuclei familiari. Per quanto riguarda invece l'acquisto di beni di prima necessità, anche buoni pasto, li voglio chiamare così, credo siano una quarantina, quindi più o meno anche i nuclei familiari, e sono pacchetti di aiuto che si aggirano sui 40, 50, 60 euro ciascuno. Francesca Diletta per Faenza Web TV.